Al Final Fantasy Fest, che si è tenuto il 2 e il 3 febbraio a Parigi, è stata presentata la nuova espansione di Final Fantasy XIV, ovvero Shadowbringers. Scopriamo insieme tutti i dettagli. La prima grande novità di Shadowbringers è la nuova classe, ovvero il Gunbreaker. Si tratta di un combattente che fa uso dell'iconico Gunblade di Final Fantasy VIII e che rientra nell'archetipo dei tank. È la quarta classe in grado di ricoprire questo ruolo e tra le sue caratteristiche spiccano la capacità di aumentare il danno da taglio sparando durante i colpi e l'uso di munizioni potenziate dalla magia che dovrebbero migliorare gli attacchi in vari modi. Al momento è difficile dire come funzionerà da un punto di vista meccanico, ma di sicuro offrirà un bel po' di varietà extra nella scelta dei tank principali. Si potrà utilizzare solo dal livello 60 in poi, mentre il level cap dei personaggi sale a 80. Il Gunbreaker non sarà l'unica classe della nuova espansione, ma al momento non è stato rivelato altro job aggiuntivo. Le voci parlano di danzatrice o geomante, ma potrebbero comunque esserci dei colpi di scena inattesi. La nuova razza sono invece le Viera. Le donne coniglio originarie di Ivalice hanno anche una controparte maschile nel background narrativo, ma per ora i Viera non sono apparsi nel video di presentazione. Curiosamente pare che le loro lunghe orecchie da coniglio abbiano provocato molti grattacapi per quanto riguarda gli elmi e che il loro inserimento abbia costretto gli sviluppatori a rivederne l'uso. Tra le tante aggiunte non potevano poi mancare due zone tutte nuove. Iractica Great Woods, patria delle Viera, vanno a comporre una mappa suggestiva, ma per ora sembra la solita zona boschiva lussureggiante con antichi templi da esplorare e città tra gli alberi. Il Meg sembra invece molto più interessante. La casa delle Pixies, una razza di fate burlone dalla forte affinità magica, è infatti molto bella dal punto di vista artistico, con i suoi campi ricchi di fiori e cristalli, le sue splendide cascate e il meraviglioso palazzo reale alato. Qui poi regna Titania, che è anche la nuova primal del gioco. L'incontro dei personaggi con le fate non sarà quindi del tutto pacifico. Ci saranno poi 9 dungeon inediti, Raid, una nuova linea di missioni per i discepoli della mano e della terra, e persino un nuovo sistema chiamato Trust. Quest'ultimo è pensato per permettere di giocare in singolo con i personaggi non giocanti come compagni. Verrà aggiunto addirittura un New Game Plus per rivivere tutte le quest della trama, una scelta a dir poco unica in un MMO. Il nuovo Alliance Raid, inoltre, verrà realizzato in collaborazione con la coppia Yosuke Saito e Yoko Taro, che invaderanno Final Fantasy con una storyline connessa a Nier Automata. Infine, con Twitch Prime è possibile giocare gratis la versione base di Final Fantasy XIV. L'Early Access della nuova espansione partirà invece il 28 giugno, con l'uscita definitiva prevista per il 2 luglio 2019. Deny. I am not wont to run from my troubles. Shadowbringers si è rivelata un'altra espansione ricca di contenuti. Non resta quindi che aspettare la presentazione di Tokyo il 22 e 23 marzo per scoprire gli ultimi dettagli.